ETA BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi. Mi occupo di design del gioiello, utilizzo le stampe 3D per la produzione delle mie creazioni. Credo che i vantaggi della stampa tridimensionale siano sicuramente la possibilità di limitare i tempi di realizzazione dei prototipi in fase di progettazione e la possibilità quindi di creare oggetti che, se realizzati con metodi tradizionali, richiederebbero molto più tempo. Grazie alla stampa 3D ho la possibilità di sperimentare materiali sempre differenti e di dare forma quindi alla mia creatività, realizzando oggetti eleganti e dall'anima innovativa. Gioielli dunque, ma anche un pezzo di ricambio, un giocattolo per i bambini, addirittura un'automobile, una casa intera, persino, pensate, un organo del corpo umano. È un momento d'oro per le stampanti e per gli scanner 3D, un settore che coinvolge già 700 operatori in tutta Italia con fatturati in continua crescita. Una scommessa questa degli stampatori 3D che recupera in chiave digitale la gloriosa tradizione delle nostre botteghe artigiane. Buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Tabeta. 335-699-2949 per intervenire con SMS e WhatsApp, oppure potete farlo su Facebook e su Twitter, dove è già attiva la discussione. Ci arrivate dal sito etabeta.rai.it. La voce che avete sentito in copertina era quella di Daniele Scapitta, designer di gioielli stampati in 3D, e questo innovatore nel fine settimana era a Milano, dove si è chiuso il 3D Print Hub, la manifestazione dedicata appunto alla stampa 3D. Tra gli ospiti della manifestazione anche il maggiore esperto di questo tema in Italia, Stefano Micelli, autore del bestseller Futuro Artigiano e docente di economia alla Ca' Foscari di Venezia. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, ci descriva un po' questo microcosmo di artigiani digitali in Italia, che qualcuno ha già definito come gli artefici, i pionieri della quarta rivoluzione industriale. Beh, partiamo magari da una definizione generale di quello che oggi così gli economisti chiamano il fenomeno del digital manufacturing. Oggi sempre di più noi immaginiamo artigianato digitale, diciamo, sì, in italiano. Sì, diciamo, di tutto ciò che è produzione che passa attraverso il computer e l'abbinamento tra strumenti produttivi, le stampanti 3D sono il caso più emblematico, fra, dicevo, gli strumenti produttivi classici e la forza del computer e della rete. La combinazione di questi due ingredienti oggi genera strumenti potentissimi che vanno prima di tutto a vantaggio di realtà piccole e medio piccole, che possono oggi beneficiare di un'opportunità tecnologica prima esclusiva di grandi e grandissime imprese. Ecco, facciamo qualche numero, dicevamo 700 le aziende, che tipo di fatturati riescono a mettere in piedi? Oggi molte di queste aziende sono delle start-up, ci sono realtà consolidate che producono stampanti 3D e che fanno anche alcune decine di milioni di fatturato. Ci sono realtà molto più piccole che sono appena entrate sul mercato e che però hanno tassi di crescita estremamente promettenti. Lei lì a Milano ha calcolato anche in miliardi di euro qual è la stima di crescita di questo settore? Ecco, questo è un altro tema, cioè quale può essere l'impatto oggi di queste tecnologie nel nostro sistema manifatturiero. Questo è stato oggetto di un convegno che si è tenuto proprio a Milano, proprio in questa bella manifestazione, un convegno in cui si è provato a ragionare sulle conseguenze, sulle possibili implicazioni di questo nuovo, di queste nuove tecnologie in quella che è la nostra manifattura, e in particolare Prometeia, un importante centro studi dedicato proprio al manifatturiero italiano, ha provato a riflettere sull'impatto sulla piccola impresa, che oggi potrebbe essere il principale beneficiario, secondo Prometeia, di questo tipo di tecnologie. Ecco, il risultato di questa prima simulazione, di questa prima analisi, ci dice che oggi, se le nostre piccole imprese utilizzassero in maniera massiva, in maniera diffusa, questi strumenti, noi potremmo beneficiare di un incremento nei fatturati di circa 16 miliardi di euro, che equivale per gli ascoltatori a circa un punto di PIL. Stiamo ragionando di fatturati, non di valore aggiunto, ma per dare l'idea dell'importanza. Ecco, ma l'importanza per il settore che più ci caratterizza, il Made in Italy, quale potrebbe essere secondo lei, professore? L'analisi che è stata fatta ha provato a sgranare in maniera molto analitica quelli che potrebbero essere i
settori, diciamo gli ambiti di attività in cui queste tecnologie trovano la loro migliore espressione. Voi avete fatto la copertina sulla gioielleria, beh, proprio la gioielleria oggi è il settore che potrebbe essere maggiormente influenzato in termini di crescita dall'utilizzo di queste tecnologie, in particolare dall'utilizzo delle stampanti 3D, ma ce ne sono molti altri, ci sono i mobili imbottiti, ci sono i mobili da cucina, l'illuminazione, la componentistica auto che veniva proprio prima evocata, pompe, compressori, coltelleria, insomma tutti i settori diciamo tipici del made in Italy italiano, compreso il food, potrebbero essere grandi beneficiari di questa trasformazione tecnologica proprio nel comparto della piccola e media impresa. Senta professore, accanto a queste aziende di cui abbiamo appena detto, c'è un mondo di fiancheggiatori, di hobbisti, quelli che una volta erano gli hobbisti, che vanno nei posti che sono le tipografie del futuro, cioè i cosiddetti Fab Lab, dove ci sono le stampanti, gli scanner 3D, a fare piccoli lavoretti per gusto personale, barchette o gioielli, cose così. Che ruolo gioca questo mondo così di persone che lo fanno per divertimento, ma che tra l'altro però producono rete, producono idee? Ma non sottovaluterei questa seconda dimensione. Tutte le analisi economiche che noi economisti facciamo partono da una serie di dati che misurano il presente. In realtà quello che sta succedendo in Italia è qualcosa di importante, qualcosa che è più di semplice passione hobbistica. C'è una generazione di giovani che ha abbracciato le potenzialità di questi strumenti per diventare gestore di Fab Lab, per lanciare una propria startup, diciamo, nel campo della nuova manifattura, e questa energia, questa tensione già oggi si sta traducendo rapidamente in nuova impresa, nuova occupazione e anche fatturati. Diceva lei che ci sono tanti settori in cui questa tendenza sta prendendo corpo, allora andiamone a conoscere da vicino qualcuno. Comincerei da quello forse più curioso, forse meno conosciuto, ma sicuramente molto molto promettente, la medicina. Buongiorno al dottor Nicola Bizzotto. Buongiorno agli ascoltatori. Grazie. Nicola Bizzotto lavora alla clinica ortopedica traumatologica all'Università di Verona ed è uno degli autori di una rivoluzione che sta abbracciando questa vostra scienza, che è quello di curare le fratture, le lesioni agli arti attraverso non più soltanto l'analisi di un TAC o di una radiografia, ma attraverso la realizzazione di ossa in stampa 3D che sono fedeli al 100% all'osso che è stato fratturato, l'osso che dovete curare. Ci spieghi un po'. Esattamente, questa è diciamo una prima applicazione che abbiamo trovato della stampa 3D nel settore medicale. Abbiamo deciso di provare a vedere cosa succede provando a utilizzare una stampante 3D nel nostro ospedale, e abbiamo scelto di prendere la strada di stampare le fratture articolari complesse. Mi spiego meglio. Un paziente subisce un trauma e ha per esempio una frattura di polso, di radio, oppure una frattura di ginocchio, piatto tibiale, una frattura di calcagno. Sono tutte fratture che richiedono un'indagine TAC per studiarla meglio, per capire meglio come è rotto quest'osso. Noi abbiamo deciso di provare a stampare l'immagine TAC che noi vediamo a monitor. Abbiamo accoppiato quindi una ricostruzione TAC 3D che già è presente, già è disponibile in tutti gli ospedali a monitor, a una stampante 3D. E di fatto è venuto fuori il modellino in scala 1:1 della frattura del paziente. Quali sono i vantaggi di questo modellino? Sì. Allora, ci sono tre praticamente vantaggi che abbiamo riscontrato durante questa esperienza che stiamo portando avanti da circa un anno. La prima è che il chirurgo ha una maggiore comprensione della lesione del paziente, in quanto le fratture articolari sono di solito fratture molto complesse, molti frammenti, tutti dislocati. E quindi vedere in mano il modellino in scala 1:1 e diciamo capire prima quello che ci sarà in sala operatoria è molto di aiuto, soprattutto anche per i giovani chirurghi. Il secondo aspetto è quello di poter studiare meglio l'operazione che andiamo a fare. Molto spesso noi ortopedici utilizziamo delle placche, delle viti, dei metri di sintesi da inserire nel paziente. Ecco, provarli il giorno prima, decidere quali scegliere, quale utilizzare il giorno prima su un modellino di plastica, prima di andare in sala operatoria, permette il giorno dopo, stiamo facendo anche degli studi su questo, di risparmiare tempi e costi in sala operatoria ed esposizioni a radiazioni ionizzanti.
E terzo, diciamo più interessante, è la comunicazione del paziente. Io mi ricordo sempre il paziente zero, lo chiamo, il primo paziente a cui ho mostrato la sua frattura. Dopo che ho spiegato a monito per un tot di tempo la sua lesione, gli ho mostrato il modellino e gliel'ho dato in mano e lui mi ha detto: ah dottore, ma io non pensavo di essere così rotto davvero. Ecco, quindi utilizzato come strumento di comunicazione medico-paziente per migliorare il consenso informato e spiegare al paziente meglio l'operazione che si va a fare. Oltre all'ortopedia, questi stampanti stanno prendendo piede anche in altri settori della medicina. Ci sono stampe di aorte, ci sono state stampe di denti, insomma gli usi sono infiniti e promettenti. Assolutamente, ci sono i colleghi dell'Università di Pavia che si stanno dedicando a uno studio della riproduzione con modellini fisici di organi umani, poi ci sono tutti i colleghi dell'odontoiatria che stanno utilizzando anche loro la stampante 3D per le loro applicazioni cliniche, diciamo. L'altro settore che partirà in Italia a breve sarà il cosiddetto bioprinting, cioè l'aspetto che riguarderà, diciamo, più i tessuti biologici. Ecco. Bene, allora spero di sentirla presto per venirci a parlare di nuovi successi della stampa 3D in ambito medico. Io la ringrazio, ringrazio Nicola Bizzotto, ortopedico di Verona, che stampa in 3D le ossa fratturate. A risentirci. Grazie, a risentirci. 335-699-2949 per porre domande con SMS e WhatsApp ai nostri ospiti. Io torno a collegarmi con Stefano Micelli, docente di economia alla Ca' Foscari, autore del bestseller sul tema futuro digitale. Professore, abbiamo parlato prima di altri campi, oltre a questo della medicina, accennava all'edilizia, che sono veramente degli esperimenti molto molto particolari, molto avvincenti. Sì, sicuramente noi oggi stiamo guardando con grande curiosità alla enorme varietà di potenziali applicativi di queste tecnologie. Ovviamente per quanto riguarda l'Italia, i settori in cui la nostra manifattura è già oggi impegnata e i settori in cui potrebbe impegnarsi a breve, penso per esempio all'industria dei droni, che sta conoscendo un enorme successo anche grazie alla possibilità di stampare con questi strumenti parti e componenti particolarmente importanti. Ecco, su questo probabilmente noi dobbiamo oggi concentrare la nostra attenzione. Devo dire che non si può che rimanere affascinati dalle applicazioni in campo medico, penso anche più negli Stati Uniti forse che in Italia, per esempio il tema delle protesi, che sta rivestendo oggi un'importanza fondamentale negli Stati Uniti, perché su questo tipo di terreno che si misura la personalizzazione. Ma dicevo, sull'edilizia, professore, ci sono stampanti che sfornano una casa sì. In pochi minuti, ci racconti un po'. Ecco, oggi a Milano era presente questa stampante particolarmente impressionante, perché è in grado di costruire sotto gli occhi di chi ci passava vicino una casa. Ovviamente stiamo parlando di, diciamo, una stampante di dimensioni completamente diverse rispetto a quelle a cui siamo di solito abituati, stampanti che stanno sul tavolo di una scrivania, sul banco, no, di un Fab Lab. Ovviamente lì il problema non è tanto il procedimento quanto, oltre al procedimento, anche i materiali utilizzati, perché una volta sedimentato questo materiale, il problema è che poi questa casa abbia una tenuta statica che così a prima battuta è comunque problematica. Certo è che quando si cammina per questi stand e si vedono applicazioni di questo tipo, si rimane, devo dire, particolarmente colpiti. E tra l'altro con le stampanti 3D si possono realizzare case con forme assolutamente impossibili da concepire con gli strumenti ordinari, perché la stampa in 3D appunto riproduce qualsiasi progetto noi possiamo realizzare al computer, quindi secondo una fantasia anche sfrenata. E oggi su Repubblica c'è a pagina 31 un'interessante notizia che riguarda un nuovo fenomeno che si sta introducendo nei musei, che è quello di realizzare le opere d'arte con stampanti 3D, riprodurle con stampanti 3D in modo di renderle accessibili anche ai non vedenti. Lo fanno agli Uffizi, lo fanno al Prado, lo fanno per esempio al Cenacolo, e presto verrà fatto agli Uffizi la pala di Santa Lucia di Domenico Veneziano, verrà esposta con un modello tridimensionale. Di questo sistema si è parlato anche al convegno di Milano, con un intervento molto interessante fatto da Giuliano De Pascali. Buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Allora, Giuliano De Pascali è uno dei
degli ideatori, una squadra di ragazzi giovani innovatori di Lecce che hanno ideato il progetto La città tra le mani, proprio per consentire di stampare in 3D modelli di monumenti a beneficio degli ipovedenti, ma poi anche vedremo anche di altri usi. Ci dica un po' di questo progetto. Esattamente, Città tra le mani è un progetto sostenuto da un'associazione culturale, l'associazione culturale Quid, e come ha detto si focalizza sul patrimonio architettonico. L'architettura è qualcosa che ci circonda, però allo stesso tempo è qualcosa di inaccessibile molte volte, soprattutto per chi non vede. Basti pensare a, non so, a un capitello è qualcosa che noi riusciamo a vedere, però in realtà è qualcosa che magari a volte si trova a 5-6 metri di altezza, e quindi per qualcuno la cui percezione del mondo arriva soprattutto attraverso il tatto è diciamo qualcosa di difficile da capire. Attraverso Città tra le mani noi stiamo cercando di, o meglio questo è il nostro obiettivo, cerchiamo di abbattere queste barriere, rendendo appunto il patrimonio architettonico accessibile a tutti quanti, patrimonio architettonico che soprattutto nel caso dell'Italia è una come dire, una componente importante dell'arte e della cultura. E al 335-699-2949, prima parlavamo di altri utilizzi oltre a quello che avete appena menzionato a beneficio dei disabili che non possono vedere con i loro occhi le sculture e le opere d'arte, voi glieli riproducete, li fate toccare. E al 335-699-2949, diceva un ascoltatore, ironicamente dice, è possibile aggiustarci la barcaccia del Bernini con questo sistema? Certo, forse però qualche strada per i restauri potrebbero aprirla alle stampanti in 3D. Sì, è vero, ma consideri che la fruizione dei beni architettonici da parte dei non vedenti è stato il nostro punto di partenza. In realtà, mentre sviluppavamo il nostro progetto, ci siamo resi conto che le potenzialità potevano essere davvero tante altre. E sempre per rimanere in tema di accessibilità, in realtà ci siamo resi conto che la prima forma di inaccessibilità non è tanto quella dovuta a una disabilità che una persona può avere, la prima forma di inaccessibilità è dovuta alla distanza spaziale. Le immagini una persona, o meglio tante persone che magari abitano dall'altra parte del mondo, abitano a Tokyo o in qualunque altra città, che a causa della distanza potrebbero non avere mai nella loro vita l'occasione di vedere Lecce, così come tante altre città in tutto il resto del mondo, ebbene queste città possono raggiungere il visitatore che compirà il suo viaggio a casa sua, un viaggio senza valigia, insomma. E quindi sì, le applicazioni possono essere tante. La creare una memoria virtuale e fisica di quello che è il patrimonio architettonico oggi per combattere gli eventuali cambiamenti magari drammatici come nel caso della barcaccia che potrebbero esserci in futuro. Al 335-699-2949 tanti sms per il professor Stefano Micelli, ci chiedono quanto costano le stampanti. Professore, ovviamente ci sono di tutti i prezzi, da A, ci dica velocemente. Diciamo che oggi delle stampanti, diciamo, per poter provare a casa questo tipo di tecnologia, stampanti a filo caldo, quelle stampanti che spesso si vedono nelle immagini dei giornali, costano 2.000-2.500 euro. Stampanti semiprofessionali possono essere oggi acquistate anche da produttori italiani per 5-6.000 euro. Iniziamo ad avere dei prodotti, in questo caso delle tecnologie, che già possono garantire delle applicazioni importanti, per esempio in campo della prototipazione o nella produzione di piccole serie. Ovviamente poi ci sono stampanti che si rivolgono a un pubblico professionale specializzato, che hanno prezzi diversi. Di solito però per i privati o per gli studi professionali, per le piccole realtà, oggi questo tipo di tecnologie ha raggiunto davvero prezzi accessibili. Professore, mancano veramente 10 secondi, una battuta finale per invitare le persone ai Fab Lab e avvicinarsi a questo mondo. Perché farlo? Sicuramente questa è una grande rivoluzione tecnologica, non è una rivoluzione semplicemente per gli strumenti che mette in campo, ma anche per le modalità con cui ci si può avvicinare a queste tecnologie. Non si tratta semplicemente di pensare a questi strumenti come a qualcosa che
ci consentono di fare cose che già facevamo. In realtà questi strumenti liberano un'energia, una fantasia che non va vissuta in maniera individuale, ma va sperimentata. Benissimo, professore, palestra, purtroppo il nostro tempo è finito. Io ringrazio Stefano Micelli, ringrazio Nicola Bizzotto e tutta la squadra che ha fatto questa puntata di Tabeta, al coordinamento tecnico Emanuele Di Cavio, in redazione Mimmi Micocci e Laura Nerozzi, in regia Paolo De Gaudio. È tabeta.rai.it il sito per scaricare queste e altre puntate. Lì ci sono i link ai nostri profili su Facebook e su Twitter, dove ogni giorno mettiamo tante notizie sul mondo che innova. Basta cliccare sul